Uomini e donne oggi, Manuel Valicella apre il suo negozio, c'è anche Giulia De Lillis. Uomini e donne oggi, Manuel Valicella inaugura il suo negozio di tatuaggi, il messaggio di Giulia De Lillis. Grande traguardo, dopo Uomini e donne, per Manuel Valicella che ha aperto il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi che lo contraddistinguono. Da sempre è molto apprezzato dal pubblico di Canale 5 che l'ha conosciuto la prima volta come corteggiatore di Ludovica Valli. Questo percorso non si è concluso come avrebbe voluto, ma poi Maria De Filippi gli ha dato un'altra possibilità per trovare l'anima gemella all'interno del programma. I troppi problemi della sua quotidianità e il suo imbarazzo nello stare seduto sul trono, l'hanno portato a prendere la triste decisione di lasciare lo studio senza scegliere nessuna delle sue corteggiatrici. Ora finalmente Manuel fa sapere di essere felice, in quanto ha realizzato uno dei suoi grandi sogni. A sostenerlo ci pensa anche Giulia De Lillis, la quale ha scelto di ricordare a tutti che oggi ci sarà l'inaugurazione del negozio Deep Black Tattoo Studio del Valicella. La fidanzata di Andrea Demante scrive su Instagram buona fortuna a Manuel per questo nuovo traguardo raggiunto. Oggi un amico finalmente realizzerà uno dei suoi sogni. Volevo fargli un in bocca al lupo, mandargli un bacio grande. Così, la De Lillis lancia il suo messaggio per Manuel. Se riesco naturalmente ci sarò anche io, perché oggi vi aspettiamo qui per l'inaugurazione. Dunque, probabilmente, sarà presente anche Giulia in questa giornata così speciale per il Valicella. Sappiamo che l'inaugurazione del Deep Black Tattoo Studio è oggi domenica 21 gennaio dalle ore 18 alle ore 21. Oggi Uomini e donne, apre il negozio di tatuaggi di Manuel Valicella. Già da qualche tempo vi avevamo anticipato che Manuel avrebbe finalmente aperto il suo negozio di tatuaggi. Sono già molti i fan che hanno scelto questo posto per farsi un tatuaggio. Nei commenti sotto l'ultima foto condivisa da Valicella, in cui annuncia l'apertura del Deep Black Tattoo, compaiono molte prenotazioni. Ricordiamo che a tatuare non sarà direttamente Manuel, ma esperti del settore. Il tutto verrà gestito e controllato dal Valicella, ovviamente.